pomeriggio a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Kairos. Oggi abbiamo un approfondimento, come sempre, con uno dei nostri esperti. Torna con mio piacere il dottor Fabio Quadrini. Ciao Fabio. Ciao Silvia, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi sarà una puntata un pochino diversa dal solito. Primo, se sentite l'audio diverso, ovviamente sapete che io non sono in sala regia solita mia in sede, ma sono qui a Grosseto, per cui potrebbero esserci dei rumori diversi proprio perché non siamo nella nostra solita aula di registrazione. E soprattutto avrete già notato, sono comparse delle immagini sul sito proprio con l'indicazione della puntata di oggi. Perché io con Fabio oggi abbiamo dedicato questa, come dire, una ibrida puntata dove potremo parlare e vedere anche. Giusto Fabio? Perché oggi abbiamo una, come dire, una concentrazione di nozioni legate proprio all'iconografia del volto dell'uomo della sindone. Sì, Silvia, è proprio così. Oggi cercheremo di andare a scrutare un approfondimento un po' particolare per quanto concerne lo studio sindonico e quindi andremo proprio a cercare di indagare come la sindone, ovvero l'uomo della sindone, abbia influenzato, ovvero ispirato l'iconografia del volto di Cristo. Quindi, parlando di iconografia, è necessario anche vederle queste immagini, quindi abbiamo fatto una sorta di cernita, una sorta di scelta di immagini chiave grazie alle quali, insomma, potremmo ascoltare e vedere contestualmente lo sviluppo del nostro incontro. Esatto, per cui mentre ci ascoltate nell'home page, ovviamente Fabio darà l'indicazione del numero dell'icona che andrà lui a spiegare, a raccontarci, li potete seguire lì. Per chi è collegato invece su Facebook trovate anche il post su lì e diciamo anche che per chi ascolterà poi, no, Fabio, la differita della puntata su YouTube, avremo cura a caricare le immagini così anche chi ascolta la replica potrà seguirci e lo farà con tutti i crismi del caso. Quindi io adesso Sì, lascerei un certamente. pochino a te la parola così iniziamo, perché io sono molto curiosa. Questo è un primo esperimento che facciamo e sono curiosissima. Sì, certamente, anche perché, insomma, mi sembra chiaro che la sindone, al netto di qualsiasi discussione, parola che possa ruotare intorno ad essa, è prima di tutto una immagine. Quindi, ecco, nelle conferenze in presenza chiaramente ci sono le slide che accompagnano l'incontro, nelle puntate radio bisogna chiaramente argomentarle a livello verbale, però ecco, la sindone deve essere rispettata anche per il fatto della sua natura, quindi essendo una immagine è necessario anche adoperare l'immagine della sindone e immagini a corredo della sindone proprio per spiegarla, quindi diciamo che snaturiamo con 10 virgolette, cioè non è in realtà una deviazione dello studio sindonico, anzi fa proprio parte dello studio sindonico la presenza di immagini, quindi siamo proprio nel pieno della struttura, ecco. Quindi, Giusto, io magari se hai beh. piacere farei una piccola o riassunto o introduzione, così almeno poi ci dedichiamo all'immagine, almeno chi non avesse dovuto per caso, chi non avesse ascoltato le puntate precedenti sa almeno di che cosa stiamo parlando, eh? Certo, io darei dei flash sulla sindone proprio come introduzione, come apertura, come ingresso alla nostra puntata odierna e poi scenderemo proprio nella questione principale del nostro incontro. Quindi Benissimo. ecco, alcune linee guida che ci ricordano un attimino cosa è la sindone e di cosa stiamo parlando, come argomento portante. Quindi, come abbiamo detto, ecco, nelle tre puntate che hanno preceduto questa odierna, la sindone è un lenzuolo che noi possiamo definire proprio straordinario. Perché è straordinario? Principalmente perché la sua stoffa, oltre ad essere macchiata di sangue umano, reca impressa, appunto, l'immagine del cadavere che vi fu avvolto per poche ore. E notiamo con estremo interesse come, e abbiamo notato, con estremo interesse, come le vicende subite dall'uomo della sindone
coincidano esattamente con quanto descritto dai Vangeli in merito alla passione e morte e risurrezione, l'abbiamo visto nell'ultima puntata, di Gesù. Quindi le vicende dell'uomo della sindone coincidono decisamente con tutto il percorso storico di Gesù di Nazaret, compresa anche la risurrezione. Ecco, una lunga tradizione identifica la sindone con il lenzuolo funebre appunto di Gesù, ovvero la sindon, tradotta lenzuolo, acquistata da Giuseppe d'Arimatea per la sepoltura di Gesù, ovvero gli otonia, tradotto teli, che Pietro e l'altro discepolo troveranno vuoti. Sono due termini greci tecnici presenti nei Vangeli, con i quali si identifica proprio questo lenzuolo sindonico. Sindon, tradotto proprio lenzuolo, ma tecnicamente sarebbe proprio sindone, è un nome che troviamo specificamente nei Vangeli sinottici, quindi Matteo, Marco e Luca. Otonia è un termine un po' più ampio, che comunque può comprendere sempre il concetto di sindone, e lo troviamo particolarmente nel Vangelo secondo Giovanni ed anche nel Vangelo secondo Luca. Quindi ecco, la sindone è inquadrata ed è definita anche a livello di, diciamo, di nomenclatura proprio all'interno dei Vangeli. I dati scaturiti dall'analisi tecnica dell'ino sindonico, quindi della sindone, portano a considerare come altamente verosimile il fatto che l'origine del tessuto della sindone debba inquadrarsi nell'area siro-palestinese del primo secolo. Ecco, sono tutti dettagli proprio anche scaturiti da studi scientifici che ci portano proprio ad inquadrare la sindone all'interno del primo secolo e legata, connessa in maniera molto stretta proprio con Gesù. L'unico test che conoscono tutti, come abbiamo detto mille volte, solo e soltanto questo conoscono, ma abbiamo dimostrato che in tre puntate abbiamo parlato di tutto tranne che del test del radiocarbonio sulla sindone, come per dire non è solo quello, insomma, la sindone. Comunque, l'unico test che ha fornito risultati contrari all'autenticità della sindone è la famosa prova del radiocarbonio, cosiddetto C14, che ne collocò l'origine nel Medioevo, precisamente tra il 1260 e il 1390. Questa datazione, però, e l'abbiamo accennato diverse volte nei nostri incontri precedenti, non è, ascolti bene, insomma, all'ascoltatore, non è ritenuta valida, il test di radiocarbonio, non è ritenuto valido per fondati motivi, non stiamo ad approfondire oggi, in quanto, e questo è il motivo principale, in quanto il campione esaminato non era assolutamente rappresentativo dell'intero tessuto. Quindi la teniamo come nota tecnico-introduttiva, questa del radiocarbonio, ma l'ascoltatore sappia bene che non è valida per fondati motivi. Motivi anche scientifici, chiaramente. Bene, io direi dopo questa introduzione, dopo questa premessa, quindi cerchiamo di entrare nel nostro discorso dell'iconografia, quindi sindone e iconografia del volto di Cristo, e partiamo con una domanda, cioè la sindone può aver influenzato la raffigurazione del volto di Gesù? Ecco, io direi di partire dalle prime rappresentazioni che sono state fatte di Gesù. Allora, nel primo periodo della Chiesa, e facciamo riferimento fino al terzo secolo, Gesù era rappresentato in maniera simbolica, particolarmente di solito come un pesce eucaristico, pesce il cui nome in greco è ictis, ovvero un acronimo di Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Mi spiego. Allora, ictis è una parola greca che significa pesce. Bene, dalle iniziali di questo nome greco, quindi ictis,
deriva, cioè si costruisce proprio un acronimo, cioè da ogni lettera viene fuori una parola e quindi la somma di quelle parole crea una frase, cioè ictis sarebbe Iesus Christos teu huios soter, cioè appunto Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore. Ed immagino che tutto sommato, immagino che tutti abbiano visto magari Quo Vadis oppure il pesce connesso al simbolo a Gesù, insomma, ecco, cioè proprio il pesce era proprio il simbolo che riportava, che rimandava a Gesù. Tra l'altro per gli ebrei il pesce è anche proprio un rimando forte a livello messianico, quindi c'è tutta una elaborazione all'interno del contenuto del pesce, ma andiamo avanti. Inoltre è da riferire come le prime rappresentazioni umane di Gesù nelle catacombe fossero il buon pastore, il maestro e il taumaturgo. Chiaramente sono rappresentazioni ancora simboliche. Interessante poi un'altra nota, cioè molto spesso Gesù veniva rappresentato giovane ed imberbe, senza barba. E questo cosa significava? Era sostanzialmente un'allusione al fatto che Gesù era Dio, quindi era un'allusione e un riferimento alla divinità di Gesù, ovvero all'eternità di Gesù, l'eternità di Dio. Quindi c'erano tutti i riferimenti sostanzialmente emblematici. Ecco, questo periodo qui, con buona probabilità, era il periodo del nascondimento della sindone. Perché la sindone sarebbe, insomma, stata nascosta? Perché doveva rimanere nascosta? Potremmo individuare tre motivi principali di questo nascondimento della sindone. Il primo è legato al fatto che le predicazioni che i primi cristiani facevano erano rivolte agli ebrei. Quindi le predicazioni dei primi cristiani si esplicavano in ambito ebraico e gli ebrei sono soggetti a leggi di purità proprio inerenti alla sepoltura. Quindi parlare di cadaveri, morti, telo sporco di un sangue di un morto a un ebreo era un qualcosa che l'avrebbe allontanato. Chiaramente parlavamo di un risorto, però. Parlavano, chiedo scusa, di un risorto, però ecco, portare un telo di un morto, sporco del sangue di un morto, era un qualcosa che avrebbe allontanato gli ebrei. Quindi ecco, era un motivo per cui la sindone magari non poteva essere mostrata. Un secondo motivo è legato al fatto che nei primi periodi i cristiani erano perseguitati, quindi persecuzione dei cristiani poteva essere connesso certamente a persecuzioni delle reliquie cristiane. Quindi questo potrebbe essere un secondo motivo del nascondimento della sindone. Un terzo motivo potrebbe essere quello legato alle lotte teologico-dogmatiche circa la natura di Gesù intestine alla Chiesa delle origini. Faccio riferimento particolarmente, per esempio, al docetismo, ovvero agli ambiti delle comunità gnostiche, che ad esempio, no, che ad esempio non, come dire, accettavano la natura fisica, corporea, umana di Gesù, quindi mostrare un telo che aveva impressa l'immagine corporea di Gesù era un qualcosa che creava attriti anche all'interno delle dinamiche teologico-dogmatiche della Chiesa delle origini. Quindi potrebbero essere stati tutti questi, tutte queste situazioni, tutte queste dinamiche a portare al nascondimento della sindone. Oh, per quanto riguarda poi l'aspetto di Gesù, è necessario tenere presente come la Sacra Scrittura, e nello specifico i Vangeli, non tramandino alcuna descrizione della persona fisica del Salvatore. Inoltre, è verosimile considerare come le proibizioni dell'Antico Testamento, che vietavano le rappresentazioni di Dio, di Adonai, impedissero ai primi discepoli di Gesù di fissarne la fisionomia nelle diverse tipologie rappresentativo-artistiche, anche se la leggenda attribuisce alcuni ritratti di Gesù a San Luca o a Nicodemo. E a proposito di Antico Testamento, è interessante come tale scrittura, quindi proprio l'Antico Testamento, andava addirittura a creare una certa confusione circa l'aspetto del Messia.
e cerco di spiegarmi. Infatti, nel quarto carme del servo di Adonai, e precisamente faccio riferimento a Isaia capitolo 53, versetto 2, è affermato in riferimento al Messia, e lo cito: non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Quindi questo Messia era brutto, diciamo così. D'altra parte, un canto messianico in forma di mistico epitalamio, e precisamente il Salmo 45, versetto 3, esclama invece, e cito: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia. Quindi questo Messia era bello. Come vedi, l'Antico Testamento andava proprio a creare una certa confusione circa l'aspetto del Messia, circa anche le aspettative della venuta del Messia. Quindi recuperiamo, insomma, il discorso. Nei primi tempi del cristianesimo, dunque, come stiamo accennando, nelle rappresentazioni riguardanti Gesù furono usati sostanzialmente soltanto simboli, come appunto l'agnello, il pane e il pesce. Un'alternativa però c'era. Un'alternativa era quella di applicare alla figura di Cristo sembianze derivate da altre religioni non cristiane. Tra le immagini più antiche che possiamo ricordare in questo senso è il Christus Sol Invictus del mausoleo dei Giuli nella necropoli vaticana, e risale al III secolo, in cui Gesù è rappresentato come il Dio Sole in contrapposizione all'Helios pagano. Quindi c'è tutta questa dinamica, diciamo, emblematica o di rimando a religioni non cristiane, grazie alle quali si cercava, come dire, di rappresentare la figura di Gesù. E adesso qui diciamo che c'è la svolta, la chiave di volta, cioè l'editto di Milano. Che è successo? Grazie o a causa, diciamo così, dell'editto di Milano. E qui possiamo invitare gli ascoltatori a questo punto a guardare l'immagine numero uno, la prima immagine. Quindi, dopo l'apertura al cristianesimo sancita da Costantino nel 313 con appunto l'editto di Milano, ecco che cominciò a diffondersi una diversa immagine del volto di Gesù. Ed era caratterizzata questa diversa immagine del volto di Gesù da particolari caratteristiche, come ad esempio la barba non troppo lunga, i baffi, il volto stretto, alto e maestoso, i capelli lunghi che cadono sulle spalle e talvolta mostrano una riga centrale che li divide. Dal IV secolo, dunque, cambia l'iconografia del volto di Gesù e compare il Cristo barbato, chiaramente somigliante alla Sindone. Tra parentesi, Sindone che sarebbe quindi uscita dal nascondimento? La lascio come domanda perché è bene non esporsi a livello perentorio, però ecco, possiamo, diciamo, aggiustarla dicendo è molto probabile che a questo punto, come sono stati, come dire, come c'è stata un'apertura ai cristiani e al cristianesimo, verosimilmente anche le reliquie dei cristiani erano più tranquille, quindi magari una scrutatina fuori dalla grotta l'avranno data anche loro, ecco. Quindi ecco, sì, è probabile che assieme al respiro che hanno avuto i cristiani, anche le reliquie chiaramente erano più libere di, diciamo, esporsi. Quindi sì, potrebbe darsi che la Sindone sarebbe quindi uscita dal nascondimento e guarda caso, proprio dal IV secolo cambia l'iconografia del volto di Cristo. Infatti sulla Sindone si possono individuare parecchi elementi non regolari, difficilmente attribuibili alla fantasia degli artisti, che
fanno capire come le antiche raffigurazioni del volto di Cristo sembrano dipendere decisamente ed effettivamente proprio dal sacro telo, proprio dalla sindone. Ecco, io direi che lasciando l'immagine in sottofondo, anche per coloro che ci ascolteranno in registrazione, la stanno anche vedendo, lasciandola così in sottofondo, potremmo fare un attimino di pausa e intanto metabolizzare quello che ci siamo detti fino adesso. Esatto, anche perché poi entreremo ancor più nel vivo, quindi abbiamo bisogno che i nostri ascoltatori siano belli, lucidi e attenti. Noi vi lasciamo a qualche minuto di musica e poi torniamo qui a Kairos con Fabio. Bentornati qui a Kairos, questa puntata nuova in cui parliamo sempre con il dottor Fabio Quadrini, che è come sempre il nostro ospite d'eccezione per quanto riguarda, insomma, tutto il discorso che stiamo facendo ampiamente sulla sindone. Io ricordo che la puntata di oggi è in un formato diverso dal solito, perché intanto parliamo di iconografia con Fabio e di rimando potete vedere sul sito direttamente le icone che adesso ci andrà a spiegare. Abbiamo iniziato con la prima, vi abbiamo lasciato lì a guardarla, adesso ovviamente riprendiamo il discorso. Io ricordo anche che per chi si fosse collegato in questo momento, sul sito e su Facebook trovate tutte le icone che potete quindi seguire direttamente man mano con la puntata, e per chi dovesse ascoltarci invece via YouTube, perché abbiamo caricheremo la puntata di registrazione, ovviamente troverete le immagini che scorrono, quindi sarà per voi anche fruibile nonostante, insomma, si sia parlato e non ci si veda in video. Abbiamo lasciato prima Fabio l'immagine numero 1, no? Quella proprio dove iniziavamo un po' a, dove si vedeva che cambiava questa iconografia soprattutto dal IV secolo. Ti lascio la parola. Sì, esattamente. Stavamo guardando, insomma, scrutando l'immagine numero 1 e stavamo dicendo, a corredo della visione della medesima immagine, come dal IV secolo appunto stava cambiando, è cambiata l'iconografia del volto di Cristo ed è comparso appunto un volto di Gesù, un Cristo barbato, chiaramente somigliante alla sindone. Sindone che sembrerebbe essere proprio uscita dal nascondimento e quindi sembrerebbe proprio aver ispirato questa nuova concezione, diciamo così, del volto di Gesù, del volto di Cristo. E dicevamo in chiusura come sulla sindone si possono proprio individuare parecchi elementi che sono non regolari e sono difficilmente attribuibili alla fantasia degli artisti, che fanno capire appunto come queste antiche raffigurazioni del volto di Cristo sembrino proprio dipendere decisamente, fortemente, proprio dal sacro telo, proprio dalla sindone. Sembra proprio che la sindone abbia ispirato queste antiche raffigurazioni, perché proprio ci sono degli elementi non regolari che possono, come dire, essere recuperate solo osservando la sindone. Difficilmente gli artisti potrebbero averle inserite queste situazioni, questi dettagli, ecco, questi elementi. Andiamoli un attimino a vedere passo per passo questi elementi non regolari che, insomma, portano proprio a dire che la sindone sia stata la matrice, ovvero il volto ispiratore di queste prime immagini di Cristo. Passiamo allora a vedere l'immagine numero 2. Allora, guardando l'immagine numero 2, noi diamo delle caratteristiche proprio grazie alle quali possiamo proprio creare queste connessioni tra il volto della sindone, che ha ispirato con diversi dettagli particolari le prime rappresentazioni del volto di Gesù, delle prime rappresentazioni antiche del volto di Gesù. Vediamo. I capelli sono lunghi e bipartiti. Lo troviamo nel volto della sindone e lo troviamo proprio nelle prime raffigurazioni di Gesù. E da lì poi in tutte le raffigurazioni di Gesù. Molti volti mostrano due o tre ciocche di capelli nel mezzo della fronte.
questo può essere una maniera artistica di raffigurare il rivolo di sangue a forma di epsilon o a tre rovesciato presente sulla fronte proprio del volto sindonico. Ancora, le arcate sopraccigliari sono pronunciate. Molti volti hanno un sopracciglio più alto dell'altro, proprio come il volto sindonico. Alla radice del naso, alcuni volti hanno un segno come di un quadrato mancante del lato superiore e sotto di esso c'è un segno a V. Sono tutti i dettagli che ritroviamo nel volto sindonico e, guarda un po', li ritroviamo proprio nelle rappresentazioni del volto di Cristo a partire dal IV secolo. Continuo a farlo questo elenco. Rimaniamo sempre a guardare l'immagine numero 2. Il naso, per esempio, è lungo e diritto. Lo vediamo nel volto sindonico e lo vediamo nelle prime rappresentazioni di Cristo. Gli occhi sono grandi e profondi, spalancati, con iridi enormi e grandi occhiaie. Gli zigomi sono molto pronunciati, talvolta con macchie. Una zona abbastanza larga tra le gote del volto sindonico e i suoi capelli è rimasta senza impronta, cosicché le bande dei capelli appaiono come troppo distaccate dal viso. Questa è anche una particolarità prettamente sindonica. E anche questa che segue. Una guancia del volto sindonico è molto gonfia a causa di un forte trauma, perciò il volto dell'uomo della sindone e delle rappresentazioni risulta particolarmente asimmetrico. Ancora, i baffi, che sono spesso spioventi, sono disposti asimmetricamente e scendono oltre le labbra da ciascun lato con un'angolatura diversa. La bocca è piccola, non nascosta dai baffi. C'è una zona senza barba sotto il labbro inferiore. E infine, la barba non troppo lunga, bipartita e talora tripartita, è leggermente spostata da un lato. Ecco. Questo elenco che ho fatto ci aiuta proprio ad allacciare il volto sindonico proprio alle caratteristiche del volto di Cristo che ha iniziato a prendere una diversa fisionomia proprio dal IV secolo. E le caratteristiche di questi primi volti sembrano proprio richiamare gli elementi particolari presenti sul volto sindonico. Ecco, sono tutti dettagli che proprio ci portano a mettere in relazione il volto dell'uomo della sindone come matrice del volto delle rappresentazioni di Gesù, di Cristo. Ecco, io adesso passerei all'immagine numero 3 per fare un'interessante riflessione. Ecco, a corredo di quanto abbiamo detto, è interessante questa nota che facciamo guardando l'immagine 3. Se scrutassimo infatti il volto di Cristo Pantocrator, e parliamo del Cristo Pantocrator del VI secolo, che si trova al monastero di Santa Caterina al Monte Sinai, se scrutassimo questo Cristo Pantocrator del VI secolo e insieme il volto della Sindone, noteremmo che se sovrapposti ci sono più di 250 punti di congruenza. Cosa sono i punti di congruenza? Sono i punti in cui due figure sono sovrapponibili. E la nota interessante qual è? È che sulla base del criterio legale americano sono sufficienti 60 punti per affermare che due immagini appartengono alla stessa persona. Quindi ne basterebbero 60 per dire che due immagini,
vengono sostanzialmente dalla stessa matrice, dalla stessa persona, e il Cristo Pantocrator del VI Pantocrator del VI secolo e la Sindone hanno in comune non solo 60, ben 250 punti di congruenza. Ecco, ci porta proprio a scrutare questo Pantocrator all'interno della Sindone, in maniera molto forte e decisa. Allora, io direi a questo punto di avanzare nel nostro discorso facendoci sempre aiutare da una domanda portante. E questa domanda quale potrebbe essere allora? Ma dove e come allora era conservata la Sindone nei primi secoli? Allora, io partirei con la menzione di una città. Questa città si chiamava Edessa. Allora, fonti letterarie, tradizionali e leggendarie riferiscono che fin dai primi secoli del cristianesimo ad Edessa, attuale Turchia sudorientale, fin dai primi secoli del cristianesimo ad Edessa c'è una immagine speciale del volto di Gesù su un panno. E questa immagine era definita, era chiamata, era ritenuta acheropita. Che significa? Sempre questo greco, mamma mia. Allora, cerchiamo di smembrarla e capiamo cosa significa questa parolona acheropita. Allora, la A è una privativa. Chero sarebbe il greco keir, keiros, cioè mano. Pita, diciamo così, viene dal verbo greco poieo, che significa fare. Quindi acheropita significa non manu fatta, diciamo così, quindi non fatta da mano, non fatta da mano d'uomo. Quindi, riprendo allora, fonti letterarie, tradizionali e leggendarie riferiscono che fin dai primi secoli del cristianesimo ad Edessa c'è proprio un'immagine speciale del volto di Gesù su un panno acheropita. Un'immagine quindi non fatta da mano d'uomo, e quindi se non è fatta da mano d'uomo ci sarà stato qualcun altro che l'avrà fatta, insomma. Ecco, molte testimonianze e descrizioni mettono in relazione questa immagine di Edessa, che i bizantini chiamavano Mandilion, mettono in relazione questa immagine di Edessa, questo Mandilion, proprio con la Sindone. Ovvero, ci sono molti motivi per pensare che questa immagine di Edessa, immagine speciale acheropita del volto di Gesù su un panno, sia stata la Sindone piegata in modo che fosse possibile vedere soltanto, appunto, il volto. Quindi questa immagine di Edessa, questo Mandilion, sarebbe stata la Sindone ripiegata. Quindi il Mandilion era un panno sostanzialmente ripiegato. Questa immagine di Edessa sarebbe stato un volto, sì, ma questo volto faceva parte di un telo, di un tessuto ripiegato. Cerchiamo un po' di spiegarlo meglio allora. Ed anche in questo caso guardiamo adesso l'immagine numero 4. Allora, è doveroso rilevare come fra il volto della Sindone e le copie del Mandilion, che è appunto un volto di Cristo, il Mandilion, tra il volto della Sindone e le copie del Mandilion c'è una forte e decisa somiglianza. I punti di congruenza, li abbiamo spiegati poc'anzi, sono più di 100. Ne bastavano 60. Interessante notare inoltre come il termine Mandilion, in arabo si dice, si traduce, diciamo così, si traslittera Mandil, in latino sarebbe Mantilium, in aramaico Mantila. Io adesso, Silvia, non so se nel tuo dialetto c'è una forma simile, per esempio nel mio, nelle Marche, Mandile è proprio la tovaglia, per esempio. Quindi
Ecco, questo termine, come vedi, è passato anche nella storia, è sceso anche nel dialetto e Ah, anche sì. nelle lingue. E tra l'altro, per esempio, mantello, mandilion, mantilium è quello, insomma, il nome. Ecco, è interessante appunto notare come il termine mandilion normalmente si riferisca ad una stoffa relativamente grande, come appunto il mantello di un monaco o una sorta appunto di mandile, tovaglia, come diciamo noi nelle Marche. Quindi è molto interessante questa cosa, cioè il mandilion rappresentava solo un volto di Cristo, un volto di Gesù, ma il nome in sé indicava invece una stoffa grande. Andiamo ancora ad un altro dettaglio. Notiamo poi come il mandilion sia appunto un grande panno che era descritto però con la parola tetradiplon, che significa raddoppiato, piegato in quattro. Quindi il mandilion veniva chiamato mandilion tetradiplon, quindi stoffa grande piegata in quattro. Era proprio l'aggettivo abbinato a mandilion. Tra l'altro, ancora, non di rado, le copie del mandilion si mostrano propriamente come, e guardiamo l'immagine, un largo rettangolo al centro del quale si vede soltanto appunto la testa di Cristo. Ecco, tutti questi dettagli che abbiamo notato ci portano proprio a, come dire, scrutare il fatto che il mandilion, quindi molto probabilmente, non sarebbe stato solo un volto di Cristo, ma molto probabilmente sarebbe stato proprio, e guardiamo adesso l'immagine 5, il mandilion molto probabilmente sarebbe stato proprio, eccola, la sindone, piegata in modo da mostrare soltanto il volto. Se piegassimo la sindone a mo' di tetradiplon, cioè piegata in quattro, raddoppiata in quattro, ecco che riusciremmo ad avere presente proprio un ampio rettangolo dominato al centro esattamente dal volto di Gesù. Ops! Dal volto dell'uomo della sindone. Ecco, insomma, ci piace scivolare ogni tanto, via. Bene, e lo vediamo proprio con l'immagine 5, mi sembra abbastanza interessante. Esaustiva, sì. Ecco, esaustiva anche del discorso. Come vedi, l'immagine è importante in questi casi perché accompagna, ecco, quello che ci stiamo dicendo, ci aiuta proprio a capirla per bene, a capire per bene questi passaggi. Ecco, io direi che a supporto del nostro discorso, e poi chiudiamo qui questo secondo blocco, diciamo così, ritengo interessante considerare due rilievi. Allora, il primo rilievo è questo qui, concerne un riferimento al Menaion 1684 folio 85 recto del monastero di Iveron, Monte Athos, XIV secolo. Allora, uno potrebbe dire, ma che sono tutti questi dettagli archivistici, eccetera? Ma io lo dico perché altrimenti sembra che noi parliamo un po' dell'aria. Invece dirla proprio in maniera tecnica significa che noi parliamo veramente di cose concrete, reali. Non stiamo, insomma, a parlare in maniera vana. Quindi faccio proprio un riferimento tecnico al Menaion 1684 folio 85 recto del monastero di Iveron, Monte Athos, XIV secolo. Cos'è il Menaion? Il Menaion sarebbe un libro liturgico della Chiesa ortodossa e delle chiese cattoliche di Oriente che adottano il rito bizantino. Insomma, il Menaion è un libro liturgico della Chiesa d'Oriente, diciamo così. Bene. Questo Menaion appena citato, sai come descrive l'immagine di Edessa, chiamata appunto dai bizantini Mandilion, che era appunto un'immagine del solo volto di Gesù? Questo
questo Menaion descrive l'immagine di Edessa, ovvero il Mandilion, come il corpo completo di Cristo e il suo sangue. Vedi, c'è sembra proprio questa contraddizione, ma come l'immagine di Edessa, il Mandilion, è un volto, eppure la parola stessa dice che è un panno grande. Esatto, è un volto, eppure, insomma, ci sono più di 100 punti di congruenza con la sindone. È un solo volto, ma è tetradiplon, raddoppiato in quattro. Ma che significa sta roba? Insomma, ci portano proprio ad indirizzarci alla sindone, e proprio alla sindone piegata in modo da far vedere solo il volto. Andiamo al secondo rilievo che volevo fare, e qui ci facciamo aiutare dall'immagine numero 6. Il secondo rilievo che voglio fare poi, quindi, è questo qui. Vediamolo insieme. Nelle scene miniate del testo del Manuscriptus Latinus 2688, conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, risalente al XIII secolo, il Mandilion è presentato, e lo vediamo proprio, come un lungo telo che scende in basso fuori della sua cornice. Quindi è un volto di Cristo, ma guarda caso in questa miniatura è rappresentato come un lungo telo che scende in basso fuori della sua cornice. Ecco, sono dettagli, come dire, concreti, che ci portano proprio a collegare questa immagine di Edessa, questo Mandilion, proprio alla sindone, e proprio alla sindone conservata in una maniera specifica, particolare, grazie alla quale si scrutava, si vedeva solo il volto. Ecco, io direi di fare un'ulteriore pausa e poi proseguiamo con questa analisi. Benissimo, l'hai giustamente anticipata, qualche minuto di musica e poi torniamo. Voi, mi raccomando, restate sintonizzati, perché abbiamo ancora delle immagini, non le abbiamo esaurite, ma le teniamo per l'ultima parte. Qualche minuto e torniamo qui a Kairos. Bentornati in questa terza parte di Kairos. Voi sapete che non sono mai da sola, oggi con me ospite, come sempre, l'esperto, il dottor Fabio Quadrini. Stiamo parlando in questa puntata dell'iconografia. Vi ricordo sempre che le immagini di cui stiamo parlando le trovate sulla home del sito, per cui potete seguirci direttamente. Chi ci ascolta in differita ovviamente avrà le immagini sullo schermo. Allora Fabio, noi abbiamo lasciato, diciamo, questo sembrerebbe, no, il telo appartenuto alla sindone ad Edessa. Abbiamo lasciato gli ascoltatori sull'immagine numero 6, abbiamo parlato appunto del Mandilion come questo lungo telo, e adesso insomma invece ci accingiamo sull'ultima parte, ecco. Sì, esattamente. Allora, eravamo partiti dicendo come ad Edessa c'era fonti letterarie, tradizionali e leggendarie, narravano, insomma, che c'era proprio questa immagine del volto di Gesù su un panno, questa immagine acheropita, che sembrerebbe proprio essere stata la sindone piegata in modo da mostrare solo il volto. Quindi questa immagine di Edessa, chiamata dai bizantini Mandilion, sarebbe stata proprio la sindone piegata in modo da mostrare solo il volto. Adesso cerchiamo di fare uno scatto in più ed avanzare nel nostro percorso, ed anche nel percorso della sindone verso la documentazione certa, verso l'Europa. Vediamo un po' cosa è successo. Quindi ad Edessa c'era questa immagine qui che potrebbe essere stata proprio la sindone piegata in modo da mostrare solo il volto. Cosa è successo adesso a cavallo tra il 943 e il 944? Dopo Cristo, chiaramente. Allora, andiamo al 943. Nel 943 i bizantini, che appunto chiamavano l'immagine di Edessa già Mandilion, quindi la conoscevano, acquisiscono
dopo una lunga trattativa, dopo aver assediato Edessa i bizantini e dopo aver insomma avanzato una lunga trattativa, i bizantini acquisiscono da Edessa il Mandilion. Quindi i bizantini nel 943 assediano Edessa e acquisiscono, dopo una lunga trattativa, il Mandilion. E l'anno dopo, e qui abbiamo la data, il 15 agosto 944, la Teca, attenzione, ho detto Teca, con il Mandilion, giunge quindi a Costantinopoli. Dell'arrivo del Mandilion a Costantinopoli esiste testimonianza. Testimonianza presente nell'omelia attribuita a Costantino VII Porfirogenito, imperatore di Costantinopoli tra il 911 e il 959. Ora, è interessante notare come Costantino VII Porfirogenito descriva l'aspetto del viso proprio del Mandilion. Vediamo come questo imperatore di Costantinopoli, guardando proprio da vicino, lui chiaramente lo poteva guardare da vicino il Mandilion, vediamo come descrive l'aspetto del viso del Mandilion. E qui cito Costantino VII Porfirogenito. Soggetto sottinteso, l'aspetto del viso del Mandilion è secrezione liquida senza materia colorante né arte pittorica. Vedi come anche questi dettagli ci portano alla Sindone. Sindone che non è assolutamente dipinta, questo lo abbiamo detto fin dalla prima puntata, e questo lo riscontriamo proprio in una persona che l'ha guardata proprio non solo dal vivo, ma da vicinissimo. E ha detto proprio che il volto del Mandilion è senza materia colorante né arte pittorica. Corrisponde alla Sindone. Bene, quindi il Mandilion, ovvero l'immagine di Edessa, arriva allora a Costantinopoli. E cosa succede a Costantinopoli? Ho detto che era arrivato con una teca. Ecco, il Mandilion a Costantinopoli è verosimile che sia stato man mano riaperto. E questo da cosa lo deduciamo? Facciamoci aiutare adesso dalle due immagini seguenti, ovvero prima l'immagine 7 e poi l'immagine 8. Allora, andiamo con l'immagine 7. È molto probabile considerare il fatto che durante la sua permanenza a Costantinopoli tra il 944 e il 1204, il Mandilion sia stato proprio riaperto. Bene, la verosimile riapertura del Mandilion a Costantinopoli avrebbe infatti ispirato, attorno al XII secolo, tanto l'apparizione del tipo iconografico dell'imago Pietatis, detto in Oriente Akratapeinosis, conosciuto anche con l'espressione uomo dei dolori, ovvero cos'era l'imago Pietatis, ovvero l'Akratapeinosis? Era ed è una rappresentazione del Cristo morto in posizione eretta, eretta tra l'altro fino alle parti intime, fino al bacino. E guarda caso, se noi guardassimo, scrutassimo la Sindone la parte frontale dell'uomo della Sindone dal bacino in su, è esattamente uguale, molto molto rispondente alle immagini chiamate Imago Pietatis. E guarda caso, proprio dal XII secolo questo tipo iconografico dell'Imago Pietatis inizia a comparire. Sembra proprio corrispondere al fatto di questo Mandilion che a Costantinopoli verosimilmente sembra essere stato proprio riaperto e man mano mostrato prima parzialmente, e adesso andiamo all'immagine 8, e poi anche, diciamo, totalmente nella sua parte frontale.
perché infatti nel XII secolo, oltre ad apparire l'Imago Pietatis, appare anche il tipo iconografico detto Epitaphios, che è una parola ancora greca che vuol dire funebre. E cos'era l'Epitaphios? Era ed è una rappresentazione dell'intero corpo di Gesù steso su un lenzuolo. E ripeto, guardiamo l'immagine 8, numero 8 che stiamo guardando, ci aiuta. Guardiamo l'intera parte frontale dell'uomo della Sindone accanto alle immagini Epitaphios e notiamo decisamente un fortissimo rimando, una fortissima derivazione. E quindi questa Imago Pietatis e questo Epitaphios appaiono decisamente ispirati proprio alla Sindone. Quindi sembrerebbe proprio che a Costantinopoli questo Mandilion sia stato man mano esposto, tirato su, diciamo così, dalla sua teca. E prima, in un primo momento, in un primo periodo, esposto, diciamo, dalle parti intime in su, e questo sembrerebbe aver generato l'imago pietatis, e poi anche osteso in maniera più ampia, quindi mostrato in tutta la sua parte frontale. E questo sembrerebbe aver ispirato proprio il tipo iconografico detto Epitaphios. Ora uno qui potrebbe dire: ma te fai confusione tra Mandilion, Sindone, te la giochi un po' come vuoi. Allora, io adesso porto due testimonianze scritte, in cui Mandilion e Sindone, insomma, una connessione forte ce l'hanno, e soprattutto riapertura del Mandilion e riapertura della Sindone, ovvero ostensione della Sindone a Costantinopoli, sembrano tutto sommato corrispondere. Ascoltiamo insieme. È infatti interessante notare in questo discorso, quindi nel merito, e qui cito ancora la fonte, come nel Codex Vaticanus Graecus 511, risalente al X secolo, Gregorio, arcidiacono e referendario della grande chiesa di Costantinopoli, Santa Sofia, descriva il Mandilion, che abbiamo detto che era solo un volto. Gregorio, arcidiacono e referendario in questo codex nel X secolo, descrive il Mandilion come figura non ridotta al solo volto, ma comprendente quantomeno anche il petto, almeno sino all'altezza del costato. Costato che, tra l'altro, secondo la sua descrizione, risultava manifestamente ferito. Quindi questa è una chiara testimonianza del Mandilion che sarebbe stato riaperto. Perché se è vero che era un volto, e qui Gregorio ci nota anche il costato, il petto, tra l'altro ferito, evidentemente avrà visto qualcos'altro che accompagnava il volto. Adesso a corredo ascoltiamo la testimonianza scritta di Robert de Clary. Chi era Robert de Clary? Era cronista della Quarta Crociata, quindi nel 1204, la Quarta Crociata, assedio di Costantinopoli, distruzione di Costantinopoli. E vediamo poi cosa è successo con la Quarta Crociata nel 1204. Bene, Robert de Clary, cronista della Quarta Crociata, nella sua opera La Conquête de Constantinople, testimonia per iscritto, e qui lo cito: a Costantinopoli c'era una chiesa chiamata Santa Maria delle Blacherne, dove c'era la Sindone. Questa non è traduzione, c'è proprio scritto Siduan. C'era una chiesa a Costantinopoli chiamata Santa Maria delle Blacherne, dove c'era la Sindone in cui Nostro Signore fu avvolto. E la Sindone ogni venerdì si elevava
tutta diritta, cosicché fosse possibile vedere bene la figura di nostro Signore. Fine citazione. Siamo tra il 9 e il 13 aprile 1204 e appunto il termine usato dallo scrittore è esattamente sindone. Siduan c'è scritto proprio nel documento. Ecco quindi che questa sembra proprio la forte testimonianza che il Mandilion riaperto, sarebbe stato proprio la sindone. Come vedi, a corredo di queste supposizioni che noi teniamo, continuiamo e manteniamo a chiamare, insomma, supposizioni, continuando sempre ad essere molto cauti, ma ci sono dei supporti documentali che ci aiutano a tenere in considerazione questo percorso. Ecco, io direi di riprendere, a proposito di percorso, il cammino che verosimilmente, molto probabilmente, la Sindone avrebbe continuato a fare da Costantinopoli. Abbiamo citato appunto la Quarta Crociata, la data del 1204. Vediamo cosa accadde nel 1204, a corredo, insomma, della Quarta Crociata, proprio contemporaneamente a questa citazione che abbiamo fatto di Robert de Clary. Cosa è successo a Costantinopoli nel 1204? C'è stato il saccheggio di Costantinopoli. Cosa è accaduto, insomma, all'interno di questo saccheggio di Costantinopoli del 1204? La Sindone sarebbe entrata nel possesso di Othon de la Roche. Chi era? Era un nobile borgognone che partecipava appunto a questa quarta crociata. Con Othon de la Roche, la Sindone sarebbe giunta, intorno al 1205, da Costantinopoli ad Atene. Ora, è possibile che la Sindone quindi sia arrivata in Francia sotto la custodia dello stesso Othon de la Roche, ovvero sia stata conservata dalla famiglia de la Roche. Questo è un po', diciamo che è il percorso un po' più lineare. Non di meno, è possibile che anche i Templari abbiano recitato un ruolo attivo nel trasferimento della Sindone verso la Francia, ovvero nella custodia e nella conservazione del sacro telo tra XIII e XIV secolo. Quindi ci sono delle piste che possono considerare Othon de la Roche e la famiglia de la Roche come coloro che hanno portato la Sindone in Francia, in Europa, diciamo così. Ma non possiamo escludere la pista templare. Tra l'altro, una nota tecnica molto veloce, perché qui il discorso veramente si aprirebbe a ventaglio. I De La Roche erano molto legati ai templari, insomma, De La Roche era anche un rappresentante importantissimo dei templari, quindi sono incastri che, insomma, ci debbono far tenere in considerazione proprio queste piste. Adesso invece respiriamo per tutti coloro che sono magari si sono scervellati, ma questo verità, non verità, eccetera. Adesso respiriamo e andiamo al documentale. Quindi qui non c'è nessun problema, siamo proprio piani e tranquilli e possiamo dire che finalmente, attorno al 1350, la Sindone risulta da documenti storici nel possesso del cavaliere crociato Geoffroy de Charny, signore delle terre di Liret in Francia. Quindi è certo che attorno al 1350 la Sindone, che oggi si trova a Torino, era nelle mani di questo cavaliere crociato Geoffroy de Charny, signore delle terre di Liret in Francia. Tuttavia, ad oggi non è dato sapere come la Sindone sia entrata nel possesso del medesimo cavaliere, del medesimo Geoffroy de Charny. Come l'ha presa Geoffroy de Charny questa Sindone? Ad oggi non è dato saperlo. Però
per sciogliere questo mistero potrebbero risultare interessanti due tracciati. Questo mistero su come Jouffroy de Charny possa aver acquisito la sindone, possiamo magari risolverlo tenendo in considerazione, sempre in maniera molto cauta, ma insomma, teniamoli in considerazione due tracciati. Il primo è questo: Jeanne de Vergy, una pronipote di Othon de la Roche, sposò esattamente, guarda un po', Jouffroy de Charny. Ecco. È possibile che la sindone sia stata portata in dote proprio da Jeanne de Vergy. Un secondo tracciato, invece, è il seguente. Il precettore templare di Normandia, che nel 1314 salì sul rogo assieme a Jacques de Molay, questo precettore templare di Normandia si chiamava esattamente Jouffroy de Charnay. Cambia solo una A in aggiunta al cavaliere Jouffroy de Charny. Ecco allora, questo precettore templare Jouffroy de Charnay potrebbe essere stato proprio un parente di Jouffroy de Charny, dato che portano essenzialmente lo stesso nome. Ma non so se il tuo cognome ha delle varianti, il mio ce le ha. Sostanzialmente significa che il ramo, il getto è lo stesso e molto forte era questa situazione nel Medioevo. Quindi il precettore templare Jouffroy, guarda caso anche il nome proprio, de Charnay e Jouffroy de Charny, possiamo tranquillamente dire che sono lo stesso nome. Quindi è verosimile che questo precettore e il primo possessore della sindone possano essere stati proprio parenti e parenti stretti. E questo dove ci porta? Ci porta a poter dire che potrebbe sussistere un legame quindi proprio tra sindone e templari. Allora, cerchiamo di toccare in maniera, come dire, interessante questo argomento tra sindone e templari, e nello specifico tra sindone e templari e quello che all'interno dei templari sembrerebbe proprio rispondere alla sindone, cioè il Bafometto. Cosa sarà mai questo Bafometto? Cerchiamo di capirlo un po' insieme. Agli inizi del XIV secolo, i Templari, ordine religioso militare, vengono accusati, quindi condannati, per tre motivi: sodomia, idolatria ed eresia. Nello specifico, venne imputato ai Templari anche un particolare culto segreto rivolto alla testa di un uomo, ovvero un idolo barbuto e misterioso, il cosiddetto appunto Bafometto. Adesso guardiamo insieme l'ultima immagine, l'immagine numero 9. Ecco, tra questo Bafometto, quindi questa testa di un uomo, ovvero questo idolo barbuto e misterioso, verosimilmente adorato dai templari, tra questo Bafometto e la sindone potrebbe sussistere proprio un legame. Ovvero, è un'ipotesi che va tenuta in considerazione il fatto che questo misterioso idolo barbuto dei templari, il Bafometto, appunto, possa essere stato ancora la sindone piegata in modo da far vedere solo il volto. Argomentiamo un pochino e rimaniamo a guardare l'immagine numero 9. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra, precisamente a Templecombe, sito di un'antica precettoria templare, è stata ritrovata una interessante raffigurazione. Proprio un volto barbuto
dai contorni sfumati. Volto questo che risale al XIII-XV secolo. Ebbene, è interessante notare come la raffigurazione di questo volto barbuto dai contorni sfumati, il cosiddetto Baphometto di Templecombe, sembri decisamente una chiara raffigurazione di Gesù. Ma è interessante rilevare anche come tra questo Baphometto di Templecombe e la Sindone vi siano propriamente 125 punti di congruenza. Ne bastavano sempre 60 per dire che appartenevano alla stessa persona, alla stessa matrice. Ecco, come vedi, è bene tenere in considerazione anche la pista templare all'interno dello studio sindonico. E nello specifico, per cercare di capire come potrebbe essere arrivata la Sindone in Europa, in Francia. Ecco, io direi che per oggi può bastarci, può bastare questo discorso. Questo, diciamo, questo percorso che abbiamo fatto all'interno dell'iconografia del volto di Cristo a partire dal volto della Sindone. Io la vorrei chiudere con questo incontro, questa puntata, chiaramente con una frase evangelica. E magari con una riflessione a corredo di questa frase. Ecco, mi permetto di citare a completamento, insomma, a corredo appunto di questa puntata, un versetto, due versetti tratti appunto dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 8-9. Gli disse Filippo a Gesù: Signore, mostraci il Padre. E ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, io direi che possiamo chiudere in questo modo: contemplare le rappresentazioni dei volti di Gesù ci aiuta quindi a considerare, ci aiuta quindi a vedere il volto del Padre, il volto di Dio, sulle appunto su queste parole di Gesù. Guardare le rappresentazioni dei volti di Gesù ci aiuta a considerare, a vedere il volto del Padre, il volto di Dio. Ma mi sia concesso a questo punto di dirlo, e onestamente non ho timore nel dirlo. Contemplare invece il volto dell'uomo della Sindone non solo ci aiuta a considerare, non solo ci aiuta a vedere il volto di Gesù, quindi il volto del Padre, quindi il volto di Dio, ma contemplare il volto dell'uomo della Sindone ci fa considerare, ci fa vedere il volto di Gesù. Ci fa considerare, ci fa vedere il volto del Padre. Contemplare il volto dell'uomo della Sindone ci fa considerare, ci fa vedere il volto di Dio. Ecco, io chiuderei con questo invito all'ascoltatore. Quante parole ci siamo detti in queste puntate assieme, ci siamo conosciuti, abbiamo imparato, conosciuto tante cose, tante nozioni sulla Sindone. Io inviterei gli ascoltatori a prenderlo, un volto, il volto dell'uomo della Sindone lo troviamo online, si trovano anche in giro dei quadrettini, prenderlo e guardarlo. Tutte le mie parole che ho detto in quattro puntate risulterebbero tutte superflue, perché il volto dell'uomo della Sindone parla da solo. Ecco, io lascerei gli ascoltatori proprio con questo invito.
Provate a guardare, a mettervi davanti il volto dell'uomo della Sindone e nel suo silenzio, nel suo essere appunto muto, egli dirà più di tutto quello che viene detto su di lui, più di tutto quello che noi vorremmo che dicesse. Provate a mettervi davanti in silenzio al volto dell'uomo della Sindone e sperimenterete come questo volto parla in una maniera forte e soprattutto molto, molto profonda. Vedi, come sempre, ci lasci con un punto di domanda ed è la cosa che a me piace anche, ti dico la verità. E tra l'altro io vorrei anche ricordare che adesso siamo in un momento in cui tu poi inizierai anche tutta una serie di conferenze, no? L'altra volta abbiamo dato il titolo del tuo sito. Io ricordo anche agli ascoltatori che, insomma, chi volesse approfondire o prendere anche contatto, no? Dal vivo, magari ogni tanto, che insomma siamo sempre un po' bloccati, no? Ancora, ma è bello anche parlarsi dal vivo. Chi volesse farlo, no, Fabio, mi permetti di invitare magari a contattarti, visto che adesso inizierai tutta una serie di conferenze proprio un po' dislocate in diversi punti d'Italia, quindi insomma quello magari può essere anche, no, un'occasione per confrontarsi, no? Anche con gli ascoltatori che magari hanno piacere, no? A parlarti, giusto? Certo, io attendo, insomma, anche di conoscerci in presenza, che è la cosa anche più bella, insomma, perché magari uno identifica una persona con una voce, gradevole o sgradevole, che so io, ma comunque non siamo solo voci, siamo persone di Esatto. carne ed ossa. Quindi sì, mi farebbe molto piacere se qualche ascoltatore partecipasse in presenza per conoscerci, insomma, de viso insieme. E possono vederlo eventualmente consultando il mio sito dove terrò le numerose conferenze in questo periodo quaresimale. Quindi sì, e comunque ci tengo a precisare, e tu insomma lo ribadirai, immagino che i nostri appuntamenti sulla radio non termineranno oggi, quindi ecco, avremo sempre e continueremo sempre ad avere il nostro appuntamento di approfondimento su questa realtà della Sindone, ma su via, diciamolo anche su questa reliquia della Sindone. Esatto, no, no, assolutamente, io non abbiamo già in programma una o altre due puntate, insomma, quello, noi lavoriamo sempre, noi siamo silenti ma si lavora, assolutamente. Allora, io intanto ringraziando come ogni puntata Fabio di essere stato qui, vi ricordo anche il suo sito che è unaminoranzacreativa.wordpress.com, così, no, trovano tutto quanto, i tuoi riferimenti, i contatti e tutti gli appuntamenti. Io invece vi ricordo la mail della radio per chi volesse prendere contatto con noi o insomma partecipare al programma di Kairos, che è diretta a chiocciolaradionordborealis.it, e il nostro numero della radio 389 888 0428. Allora Fabio, noi ci mettiamo poi prossimamente d'accordo per ovviamente una puntata di marzo che non può giustamente mancare perché c'è ancora tanto da parlarne. Non pensate che Fabio ha esaurito tutto il suo bagaglio culturale perché io ogni volta che gli parlo anche insomma tra una puntata e l'altra c'è sempre un mondo, sappiatelo, quindi è davvero bello potersi confrontare con te. Quindi dai, diamo l'appuntamento allora al prossimo mese, sarai qui con noi di nuovo. Con opzione per aprile, non è un problema. Benissimo. Aprile, maggio, giugno, luglio, e guarda, ne abbiamo di mesi davanti a noi. Non siamo Benissimo, a stanchi. risentirci a prestissimo con grandissimo, grandissimo piacere. Benissimo, allora, un saluto a tutti. Noi con Kairos ci vediamo la settimana prossima, sempre di giovedì alle ore 17. Con me ci vediamo invece domani lungo i social, perché insomma Grosseto ancora da raccontare, io domani sono ancora in un'altra scuola, per cui ci vediamo attraverso i nostri social. Buona serata a tutti.